Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi, ha pubblicato un nuovo lavoro, Dentro e fuori dal rock and roll, un disco che spazia tra vari generi musicali, dal rock al blues, dai pezzi strumentali con la slide guitar fino a sonorità che ricordano gli AC/DC. Solieri ci ha raccontato come nasce la sua musica, come è stato lavorare in questi ultimi 3 anni a questo suo nuovo disco, quindi seguite l'intervista di Ezio Guaitamacchi e ovviamente continuate a seguire Jam TV su tutti i nostri canali social. È Dentro e fuori dal rock and roll e è un titolo che mi è piaciuto molto anche perché si riferisce alla title track del disco che si chiama Dentro e fuori dal rock and roll. E poi pensandoci ho detto, ma in effetti è un disco dove si spazia attraverso vari generi musicali, dall'hard rock alla Led Zeppelin, sono tutti brani scritti da me, dall'hard rock alla Led Zeppelin al blues, un po' stile Gary Moore, a dei pezzi strumentali con slide, arpeggi vari, un po' Pink Floydiani, a questo Dentro fuori dal rock and roll che un pochino può ricordare nel riff qualcosa degli AC/DC. Quindi ho detto, dico, dentro all'hard rock, fuori dal blues, dentro alla musica acustica e fuori dagli AC/DC. Io l'unico strumento che so suonare è la chitarra, per cui invidio molto quelli che sanno suonare anche le tastiere, che quindi armonicamente si possono allargare, fare altre cose. Io compongo sulla chitarra. Diciamo che sono un grande appassionato da sempre dei grandi autori, Paul Simon, Paul McCartney, George Harrison, Keith Richards, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, per me non esiste musica senza belle canzoni. Che ruba vite a chi non ha più niente, è un Dio fragile. Quindi la chitarra e l'assolo di chitarra, io questo lo dico sempre, è al massimo delle sue possibilità su un giro armonico e su una canzone molto bella. Quindi io cerco prima di scrivere delle belle canzoni che mi piacciono, e questo è un po' il concetto che abbiamo avuto anche con Vasco fin dall'inizio, insomma. Noi dobbiamo fare delle cose che prima di tutto piacciono a noi stessi, poi gioco forza piaceranno anche al pubblico, insomma, almeno noi la pensavamo in questo modo. Oppure delle volte, non so, c'è un riff che ripeto, mi piace, lo registro per non dimenticarmelo, e magari questo riff si attaccherà a una strofa o a un inciso che magari sono state fatte con una chitarra acustica. Non è detto, insomma, la canzone deve essere soddisfacente dall'inizio alla fine. Poi io le chitarre le adatto alla canzone. La guerra tua non è.
sono molto orgoglioso perché il disco è venuto veramente come volevo io. E poi la cosa più bella, che all'inizio doveva essere un disco di brani già esistenti miei, risuonati, con magari tre inediti, ecco, grosso modo. Poi man mano che andavo avanti, vedevo che la creatività era buona, per cui alla fine è un disco di 12 brani nel CD e di 9 brani nel vinile, di cui 10 sono assolutamente inediti, gli altri pezzi miei risuonati con qualche piccola variazione, per cui sono molto orgoglioso di questo, anche perché la produzione artistica e esecutiva. Le chitarre acustiche nelle grandi discoteche della Emilia Romagna suonando i suoi primi pezzi. Poi siamo cresciuti insieme, siamo diventati da così amatoriali, siamo diventati professionisti e dai piccoli concerti davanti a 50 persone siamo arrivati a fare i grandi stadi, i grandi venues e tutte queste cose. Per cui insomma, grande esperienza, grande creatività insieme, perché abbiamo scritto delle bellissime canzoni insieme, di cui facevo la musica, di cui facevo i testi. Per cui il modo di concepire la musica, il modo di portare avanti la musica è ancora quello, insomma, per cui grandissima esperienza e grande divertimento.